Nuova location per Ricomincio da te, ma ovviamente in questa nuova puntata non può mancare il nostro don preferito, don Pasquale Pio. Ben trovato, buona domenica. Ben trovata a te e buona domenica a tutti, di nuovo speciale come quelle di qualche settimana o qualche mese fa. Esatto, esatto. Il nostro don della domenica di Ricomincio da te in particolare, oggi giornata mondiale dei poveri, don Pasquale. Abbiamo tanto da rileggere, abbiamo tanto su cui riflettere, perché Papa Francesco ci ha consegnato un bellissimo messaggio che porta questo tema: tendi la tua mano ai poveri, ed è tratta dal libro del Siracide. Sì, è un bel monito di sapienza, perché il libro del Siracide è un libro sapienziale. Quindi il Papa ci invita ad accostare questa nostra sapienza che noi domandiamo dal cielo alla mano fattiva che noi dobbiamo regalare ai poveri, che dobbiamo mettere in mano a loro. Il messaggio è bellissimo, è di una profondità e di un'attualità sconcertante, perché il Papa in fondo ci consiglia, come scrive lui stesso, di concentrare lo sguardo sull'essenziale e quindi in questo modo di far, cadere tutte le barriere dell'indifferenza che tra noi ci possono essere. Quindi il Papa ha istituito qualche anno fa ormai questa giornata in favore dell'aiuto fattivo e concreto ai poveri, proprio per ricondurci alle sorgenti del nostro essere, perché in fondo un po' poveri lo siamo anche noi. Quando ci riconosciamo tali, ci apriamo ancora di più alla preghiera e all'incontro con il Signore. Ed ecco che un'altra sottolineatura molto bella e particolare che il Santo Padre fa è quella relativa appunto alla preghiera e all'aiuto concreto, che non possono essere mai separati. Un vero culto è autentico e sincero quando noi riusciamo a vedere nel volto dell'altro e anche nella povertà degli altri l'immagine del Signore impressa in loro. E quindi questo ci apre ad una prospettiva grande di ricchezza, non solo di ricchezza spirituale, ma anche di ricchezza materiale, perché no? Perché nel momento in cui si crea condivisione nell'incontro, allora è possibile costruire un mondo più giusto, un mondo meno povero, non solo di valori, ma anche di materiale, sì, perché è anche con questo che noi andiamo incontro alle necessità dei nostri fratelli. E ogni volta che ci ritroviamo di fronte ad una persona in questa condizione, in condizione di povertà, questa condizione ci provoca e ci interroga. Tu stesso lo sottolineavi, lo sottolinea anche Papa Francesco, perché ogni anno, anche se dovremmo interrogarci tutti i giorni, con la Giornata Mondiale dei Poveri si ritorna anche a quello che effettivamente la Chiesa fa, in maniera concreta, ecco. Non soltanto donando in maniera materiale qualcosa per il povero, ma anche vicinanza, sostegno e supporto. Ecco, questo è il primo antidoto alla povertà, la vicinanza, l'ascolto, la prossimità operosa, perché ecco, nel momento in cui si fa questo, si risponde all'invito del Signore. Noi l'ascolteremo domenica prossima, quando durante la festa di Cristo Re ascolteremo nella liturgia della parola il brano del giudizio universale di Matteo 25. Ogni volta che avrete fatto queste cose ad uno di questi miei fratelli più piccoli, ci dice Gesù, lo avrete fatto a me. Quindi è un soccorso che noi diamo che deve essere a 360 gradi. Non ci dobbiamo limitare né sbilanciare troppo né da un versante né sull'altro, ma siamo chiamati a prenderci cura del povero in una maniera integrale, in una maniera soddisfacente. Don Pasquale, abbiamo sperimentato in questo periodo, che ormai si sta prolungando purtroppo, l'impossibilità di stare accanto a chi soffre e allo stesso tempo abbiamo preso coscienza della fragilità della nostra esistenza. Noi abbiamo captato un caffè di Paolo Pugni che parla proprio di questo, perché a volte la vera povertà può essere proprio la solitudine, e tu forse l'hai sperimentato in maniera concreta questa condizione di tanta gente che si è ritrovata sola. Sì, è stato un sentimento abbastanza pervasivo durante i mesi scorsi e forse adesso si sta ripresentando sotto forme diverse,
perché un po' la paura che abbiamo l'uno nei confronti dell'altro, con la separazione e la distanza che è inevitabilmente creata in questo periodo, un po' ci porta a stare tutti più soli. Basti pensare che adesso, ecco, c'è il coprifuoco alle 10, no? Il cosiddetto coprifuoco, quindi questo ci costringe un po' a restare, dentro le nostre case, a chiuderci anche un po' nelle nostre solitudini, però fortunatamente, ecco, ci sono tanti mezzi che ci aiutano ad accorciare le distanze, a permettere che noi possiamo dire una parola di vicinanza, una parola di solidarietà ai nostri amici, ai nostri parenti, ai nostri conoscenti, a tutti quelli che ne hanno bisogno. Ecco, la Chiesa in questo investe molto e fa sentire la sua presenza, ecco, come tu giustamente dicevi prima, che è una presenza costante, ma molto molto discreta, molto molto silenziosa. Allora, ascoltiamo il caffè di Paolo Pugni che ci invita a soffermarci proprio su questo aspetto della povertà che è la solitudine. Buongiorno, buon caffè. E spariamo subito con l'artiglieria pesante. La vera povertà, oggi, ma forse sempre, è la solitudine. Più che mai, oggi, in questo mondo che si vuole libero, felice, gioioso, perché può fare tutto quello che vuole, c'è una valanga di gente che si sente sola, che si sente povera perché non è ascoltata, non è compresa, che non vuol dire approvata, vuol dire anche semplicemente compresa. Qui, nella terra dove c'è bisogno anche di un certificato per affermare la propria esistenza in vita, abbiamo bisogno di essere accolti in vita, far capire che ci siamo, che ci siamo per qualcuno, che c'è qualcuno interessato a noi, che c'è qualcuno che si prende la briga di regalarci il suo tempo anche solo per ascoltarci, per abbracciarci, per darci uno sguardo, per farci capire che siamo vivi, che esistiamo, che contiamo. Perché se non contiamo per nessuno, se non c'è neanche una persona che voglia anche soltanto ascoltarci, che ci stiamo a fare? Buongiorno e buon caffè. Eccoci, Don Pasquale, abbiamo ascoltato Paolo Pugni, questo caffè lo voglio dire è un po' datato, nel senso che è stato registrato un paio di anni fa quando la situazione era calma e tranquilla. Oggi ovviamente la situazione è cambiata, ma va benissimo anche questo caffè perché punta l'attenzione sulla mancanza di ascolto, sulla mancanza di una persona accanto. Molte volte abbiamo sentito anche dai media che c'è questa difficoltà di essere accanto a chi soffre purtroppo bloccato dal Covid o da qualsiasi altra malattia, oppure è chiuso semplicemente in casa. Possono essere tanti gli anziani che sono rimasti isolati nelle loro case perché i parenti e i familiari più stretti non possono recarsi a trovarli. Non è sicuramente in questo caso cinismo o indifferenza, ma è anche un prendersi cura dell'altro. L'ascolto è anche in questo caso la prima forma di riconoscenza ed è la prima forma anche di conoscenza soprattutto. Io do ascolto alla persona che riconosco essere tale, riconosco essere importante per me, non solo, ecco, da un punto di vista fisico, da un punto di vista materiale, ancora una volta ci ricolleghiamo a questo, ma anche e soprattutto da un punto di vista valoriale, spirituale, morale. L'altro diventa una ricchezza per me. E io riconosco questa sua identità, questa identità che accresce la mia, che mi fa più ricco, che mi fa più sincero e predisposto al bene nei confronti del mondo. Ecco, forse c'è bisogno oggi di questa accoglienza reciproca, di far venire meno, anche come, ecco, scriveva giustamente il Papa nel messaggio, per la giornata dei poveri, come ricordavi tu in precedenza, è giusto ed è, obbligante, quasi vincolante, far cadere le barriere dell'indifferenza, che spesse volte diventano per noi le barriere del non ascolto, del rifiuto, del confronto. Bellissima questa riflessione che sicuramente continueremo a fare anche quando spegneremo il televisore. Però, Don Pasquale, abbiamo oggi anche un'altra occasione importante da ricordare per chi volesse, insomma, dare una mano. È la quarta giornata mondiale dei poveri, ma è anche la 24ª giornata nazionale, della colletta alimentare. E quest'anno, per motivi legati alla sicurezza sanitaria, non vedrà passare di mano in mano i beni di consumo. Eravamo abituati ad andare nei supermercati, nei negozi di alimentari, appunto, prendere qualcosa per chi ne aveva bisogno e donarla proprio mano a mano.
Quest'anno invece c'è la possibilità di procurarsi delle card da diversi euro, insomma non tantissimi, quindi non lo possono fare tutti. E questo, il valore complessivo di queste card acquistate sarà poi convertito in cibo, ovviamente non deperibile. È un banco alimentare all'avanguardia, se vogliamo, per sostenere in questo periodo di difficoltà anche chi è lontano attraverso, ecco, questo aiuto. Don Pasquale, cambia la forma ma non la sostanza. Una splendida iniziativa da sostenere e da alimentare, ecco, forse è il termine giusto, è il termine giusto. Io conosco questa iniziativa del Banco Alimentare perché anche noi in seminario portavamo avanti questo tipo di iniziative ed era sempre una festa quando in maniera concreta potevamo aiutare qualcuno che ne aveva effettivamente bisogno. Quindi sì, posso assicurare che è un'iniziativa giusta, lodevole e quindi da sostenere con tutte le forze. È vero, poi c'erano tanti volontari, insomma, che si prestavano a questa attività. Abbiamo tempo, pensate, quindi ne abbiamo abbastanza dal 21 novembre all'8 dicembre per dare una mano ai poveri. Oggi possiamo dimostrare la nostra vicinanza e eventualmente l'ascolto a chi ne ha bisogno, a chi si fa sentire e a chi lo richiede, perché soprattutto a volte non viene capito questo bisogno di ascolto da chi è di fronte, Don Pasquale, lo sai? A volte bisogna veramente avere degli orecchi attenti, un cuore attento per intercettare le domande molto spesso nascoste, le richieste molto spesso celate da parte degli altri. Bisogna affinare gli orecchi, certamente, lo dobbiamo chiedere al Signore. È vero. Allora magari dopo di noi fate una telefonata a chi è lontano e ha bisogno di vicinanza, di presenza. Don Pasquale, grazie. Io continuerò a parlare di una bellissima famiglia dopo la pausa che si presta proprio in questo servizio. Hanno formato una cooperativa che dà aiuto anche alle famiglie economicamente, insomma, non messe bene. Quindi è anche questo un modo per farsi vicino. Adottiamo una famiglia. Ecco, questo può essere anche un bel motto. Bene. Chi ha bisogno. Sempre molto interessante. Allora noi ci ritroviamo domenica prossima, Don Pasquale, sempre in questa modalità ormai a distanza, ci adattiamo anche noi ai tempi che corrono e ovviamente rimaniamo, insomma, fermi seguendo tutte le indicazioni che ci danno dal punto di vista sanitario per il bene dell'altro. È giusto, la storia ci chiede questo e noi obbediamo. Grazie Don Pasquale, un abbraccio di cuore. Grazie a te, grazie a tutti, buona domenica. Buona domenica.